Io mi ricordo quando il Duce ha parlato per cominciare la guerra, che hanno portato tutti in piazza lì nel municipio, Piazza Caretto, e ci facevano gridare viva il Duce. Io non volevo gridare perché capivo che non era una cosa, non volevamo la guerra. C'era un signore che diceva perché tu non gridi? Io sono scappata. Finora segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. E ogni tedesco che si uccide, 10 italiani, che veniva ucciso, 10 persone dovevano essere uccise. Qui a Crescentino abitava un certo Steiner, un tedesco, era bravo quel signore lì, io le parlavo sovente assieme. E se, ha donato lui, ha detto mi metto io al posto di un ostaggio, così invece di 10 ne hanno ucciso solo 9. E mio papà in quel periodo lì è stato preso. Era un venerdì, portato la verdura in piazza, si avvicina un tedesco e gli dice hai i documenti? No, li ho a casa. Allora vado a prenderli. Mio papà è andato a casa, ha sgridato mia mamma che non le ha dato i documenti ed è ritornato in piazza. Mia mamma gridava non andare, non andare. Mi ricordo che ero piccola, sentivo gridare. E lui invece è andato, cosa hanno fatto? L'hanno preso a questo punto, non l'hanno più. Hanno detto come mai è ritornato e boh. E l'hanno portato nelle scuole di Crescentino, le elementari. Mio papà a combinazione non è stato decimato, neanche mio zio che l'avevano preso. Portate alla stazione e le hanno uccise. Io sono andata lì in questo campo e ho visto che c'erano un mucchio di gente, vecchi e giovani, poi mucchi di biciclette, mucchi di radio e tutta la roba che trovavano la portavano lì. Sì. E mio papà l'hanno preso e l'hanno poi portato in prigione a Torino con mio zio. Per esempio c'era uno sfollato, li chiamavano gli sfollati, quelli che venivano ad abitare nel periodo della guerra, ad abitare a Crescentino. Questo qui conosceva qualcuno importante, persone importanti che potevano far uscire dalla prigione questi poveri uomini che avevano requisito, che avevano. Allora hanno detto avete 20.000 lire, allora con 20.000 lire si comperava un palazzo, E mio papà, con quei soldi che io avevo salvato, finalmente abbiamo potuto pagare, ha pagato anche per mio zio.